Mi sento tradito e sono molto deluso perché quella scuola che mi ha insegnato fin da quando ero piccolo di essere una persona sincera, onesta e seria, mi punisce per quello che ho fatto e l'ho fatto in maniera seria, in buona fede e onestamente, per cui questo mi dispiace molto. Secondo me la scuola dovrebbe essere quell'organo che stimola gli studenti ad avere pensieri diversi l'uno dall'altro. Io ho avuto un pensiero diverso e sono stato punito per questo. C'è il rischio che quindi non riesci a fare la maturità? Certo, c'è un rischio che a causa di questa sospensione di 12 giorni, che in quinta è molto alta, io poi riceva un voto in condotta basso e quindi non mi permetta di poter partecipare agli esami di Stato. Non credo di meritarmelo e credo invece di dover anche fare l'esame di Stato, ecco. Durante questa intervista avevo parlato del fatto che non ci fossero dei piani per fare delle gite all'estero. Il mio indirizzo è l'indirizzo linguistico, per cui fare delle gite all'estero è importante. Inoltre avevamo segnalato il fatto che nella nostra scuola mancassero delle macchinette distributrici di bevande o di snack, e avevamo anche parlato del fatto che non potessimo entrare prima del suono della campanella nei giorni di maltempo, quando fosse molto freddo, nonostante il nostro regolamento di istituto lo prevedesse. Delle semplici proposte a cui noi ragazzi che viviamo ogni giorno la scuola cambierebbero davvero le nostre giornate in meglio, ovviamente. Dopo, a seguito di queste dichiarazioni, sono arrivate i primi procedimenti. Io ho preso una nota e poi è stato indetto un consiglio di classe per prendere un provvedimento disciplinare di sospensione. Il mio consiglio di classe ha deciso all'unanimità di non sospendermi, e poi qualche settimana fa ho preso un'altra nota, sempre per quelle dichiarazioni. Sì, attualmente sto andando a scuola, non voglio mancare nemmeno un giorno perché ritengo molto importante andarci finché, ne avrò la possibilità. Secondo me la scuola dovrebbe essere quell'organo che stimola gli studenti ad avere pensieri diversi l'uno dall'altro. Io ho avuto un pensiero diverso e sono stato punito per questo. La difesa l'abbiamo già spiegata nell'ambito del procedimento, perché in sede di discussione abbiamo presentato una memoria e l'abbiamo discussa. Aspettiamo la notifica e poi ovviamente noi faremo tutto quanto è possibile per ottenere l'annullamento del provvedimento stesso. E se questo annullamento non dovesse arrivare? Se si valuterà ovviamente quali sono le vie, perché da ultimo in via amministrativa c'è il TAR, poi possono esserci altri risvolti che vedremo. Ecco, noi l'ottimismo lo manteniamo sempre, poi soprattutto perché la questione è estremamente importante per il ragazzo e soprattutto ha ragione, quindi non ci possiamo arrendere, non ci possiamo fermare. Esistono dei precedenti? Mai che io sappia non l'ho mai sentito, però i tempi cambiano, si stanno muovendo delle cose, a Roma si sta stringendo la questione, ecco. Mi sento tradito e sono molto deluso perché quella scuola che mi ha insegnato fin da quando ero piccolo di essere una persona sincera, onesta e seria, mi punisce per quello che ho fatto e l'ho fatto in maniera seria, in buona fede e onestamente, per cui questo mi dispiace molto. Ci sono stati anche i miei compagni, rappresentanti di istituto come me, e un altro ragazzo ha ricevuto una nota e il suo consiglio di classe, che è stato convocato per sospenderlo, ha deciso, come nel mio caso, all'unanimità di non sospenderlo. Io mi auguro che non accada come è accaduto a me, che dopo qualche tempo, poi dopo anche lui, riceva un'altra nota e venga convocato il consiglio di istituto, come è successo a me. Per ora la sospensione rimane, anche se, come ho detto, non mi è stata ancora notificata. Però mi auguro che nel mentre le persone cambino idea e che questa sospensione venga revocata. C'è il rischio che quindi non riesci a fare la maturità? Certo, c'è un rischio che a causa di questa sospensione di 12 giorni, che in quinta è molto alta, io poi riceva un voto in condotta basso e quindi non mi permetta di poter partecipare agli esami di Stato. Non credo di meritarmelo.